Ciao ragazzi, oggi farò un tutorial sulle basi di Cinema 4D. Poi magari farò tutorial su specificazioni di Cinema 4D, come si fanno le cose, insomma più approfondito. Bene, le prime cose da sapere sono intanto come si muove la grafica. Innanzitutto questo pulsantino che sarebbero tipo le frecce, si tiene premuto il tasto destro del mouse e si muove, e così si muoverà l'intera grafica, come se fosse se, come su Minecraft, per esempio. Poi questo sarebbe lo zoom, ma si può fare anche con la rotellina del mouse. In questo caso si tiene premuto e si porta avanti e indietro il mouse. Poi questa è la rotazione dell'immagine, si ruota sempre tenendo premuto e muovendo il mouse. Poi questo è tutte le visioni che si possono avere. Top sarebbe dall'alto, front da frontale e right da destra. Io prendo sempre la prospettiva, che andate su camera in italiano, perspective, e come si fa a uscire sta roba? Sì, così, bene, perspective. Bene, poi come si crea un oggetto? Allora, un oggetto qui sul cubettino si tiene premuto e si sceglie un oggetto. Io sceglierò piramide, e con questi tasti, questo si può selezionare l'oggetto. Poi con questo lo si sposta in tutte le assi possibili. Poi con questo lo si ridimensiona, cioè lo si ingrandisce o lo si rimpicciolisce. Poi con questo lo si ruota. Con questo qua della rotellina si ruota, e con questi si può scegliere qua tenendo premuto, che non cambia niente, tanto vale scegliere qua. Bene, poi allora cosa posso dirvi? Allora sì, allora così con questo tasto qui del chuck si farà vedere una veloce immagine di quello che sarà il video, cioè il render, e quello che verrà fuori alla fine. Poi questo ve lo fa vedere in una finestra, ma poi questa è un'altra roba. E queste sono le impostazioni della visualizzazione finale. Allora, per un video qui si seguono i pixel, la grandezza del video e la larghezza. Poi la risoluzione in pixel centimetri, in pixel inch, mettete in pixel inch. Qui c'è come si vede il video 4 terzi, 16 noni per la risoluzione del video. Mettete HD così si vede benissimo. Poi pixel aspect square, sì, lasciate square. Poi qui sono i frame per le animazioni, che sarebbero praticamente la linea del tempo, che dopo farò vedere come funziona. Poi frame step, sono i fotogrammi per frame, mi pare, sì. Poi save, qui si sceglie dove salvarlo. Poi qui si sceglie il formato in cui salvare il video, oppure anche la foto, si possono fare le foto. Poi qui lasciate 8 bit per channel, salvo la frequenza. E bene, poi anti-aliasing per una cosa avanzata, non serve che ve la spiegherò magari nel prossimo video. Poi opzioni qui lasciate com'è e a posto. Bene, allora adesso si possono creare più oggetti e spostarli. Per esempio, se volete, creiamo due oggetti. Ecco, ho creato un cubo, lo ridimensiono un attimo. Adesso con Shift si possono, al posto di Ctrl, che sarebbe in tutto Windows, o oh, sì, Windows, e si fa Shift e si possono prendere tutti i blocchi insieme, e così si possono muovere e i blocchi vi compariranno qui. Poi se prendete un blocco, lo trascinate e vi viene la freccetta giù, vuol dire che la piramide è un gruppo, è so il cubo è sotto la piramide. Cioè, se noi muoviamo la piramide, si muove anche il cubo, ma se noi muoviamo il cubo, non si muove la piramide. E questo è la
la funzione minima di questa sottomissione, cioè di questo schema, che spiegherò nel prossimo video, nei prossimi video, come perché viene fatto così questo schema. Poi, se si possono, se si selezionano tutti e due gli oggetti, si fa tasto destro, poi connect objects. Il programma crea una connessione tra i due oggetti. Cos'è sta roba? Pyramid. E poi si muoveranno insieme in ogni caso. Se io muovo l'altro. No. Perché cos'è pyramid? Si muoveranno insieme uno con l'altro, ma no, non si muoveranno insieme perché serve una cosa avanzata che spiegherò nei prossimi video. Poi, allora, per creare un'animazione si può, allora, questo pulsante qua, la chiave rossa, vi salva la posizione dell'oggetto che avete selezionato nel momento della scala. E questo è play per vedere un po', vedete la velocità del coso verde è abbastanza veloce rispetto ai numeri. Bene, allora. Per creare un'animazione, prima, allora non so, facciamo un effetto, non so, melt, facciamo melt. Per fare melt, allora, praticamente, perché l'effetto abbia effetto sull'oggetto che volete, dovete metterlo sotto, così, come dicevo prima, lo schema, lo mettete sotto. Poi guardate, per esempio, cliccate sull'effetto, vedete tutti, cliccate su Object, vedete tutte le opzioni. Per esempio adesso, no? Io ho messo, cioè, potenza, strength, forza, 25%, vedete che questo oggetto qua, che era il cubo, è diventato piatto, praticamente. Così. E se io ricavo la forza a melt, metto 0. 0 diventa normale. Adesso, per salvarlo, allora clicchiamo su melt. Se vogliamo che lo faccia così, allora clicchiamo su melt. Facciamo salva facciamo su forza animation add keyframe, cioè salva posizione dell'oggetto, praticamente di melt. Poi non so, andiamo avanti a 15. Poi mettiamo forza 40 e facciamo animazione aggiungi keyframe, cioè salva oggetto. Vi farà questo. Vedete che vi farà l'animazione. Cioè, voi praticamente basta che mettete l'inizio e la fine dell'oggetto e lui vi farà tutti i fotogrammi che ci sono in mezzo. Così. Per esempio nel video verrebbe così, senza con i colori. Così. E si spiaccicherà. Poi qua c'è raggio, tutte queste opzioni che si possono fare nello stesso modo. Poi, per mettere un colore a un oggetto si fa doppio clic con il tasto sinistro qui, così vi creerà un nuovo materiale. Poi, se volete, non so, mettergli una texture, cioè un'immagine, cliccate qui e scegliete un'immagine, non so, io scelgo Crystal. Sì, fate sì perché così aggiungerà la texture al programma e vi diventerà così. Poi trascinate il materiale sull'oggetto che volete metterlo, per esempio metto il cubo che adesso è un rettangolo, e in rendering diventerà così. 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 E ok. E per mettere i colori, cliccate sul cubo, selezionate il cubo, andate su Basic, Use Color On, scegliete il colore, vedete, c'è la tavola, scegliete il colore, mettete, non so, metto blu e mi diventa blu. No, perché c'è il materiale, quindi se io tolgo il materiale, allora la texture si toglie, senza texture sarebbe blu. Infatti nel rendering, cioè in questa visualizzazione qui mi diventa blu, cioè blu, viola, quello che è. Bene, per questo video le basi sono finite. No, aspettate, allora c'è un'altra base, il pavimento. Per creare il pavimento cliccate qui, per creare un piano, così è molto più reale. Creare un piano,
Poi lo ingrandite. Sì, perché questo qua è proprio piccolo. Mamma, c'è. Il piano c'è. No, allora, non create un floor. Andate sul cubettino e fate plane. Vi creerà questo. Poi lo ingrandite come volete. Lo girate come volete. Non so, per fare tipo per esempio una foto, ve lo mettete dietro. Poi vi girate l'immagine. Mettete su plane, non so, questo materiale qui. Facciamo così. Diventa così e così c'è la foto dietro. E per esempio, vedete questa patina bianca, è brutta. Mettete la luce. Prendete la luce, che è questo cosino qui. Ci cliccate. No, cliccate due. Ci cliccate, poi la spostate come volete. Come volete. Poi vediamo come verrebbe. Ecco, verrebbe ancora più illuminato perché c'è la luce, sto colpo. E così. Ci sono le luci e questi sono tutti gli effetti che potete mettere. Ebbene, questo tutorial sulle basi è finito. Poi farò altri tutorial su cose approfondite del programma. Bene, ciao a tutti ragazzi. Ok ragazzi, quasi dimenticavo di dirvi come si salva, perché sennò cioè, fate tutto questo casino qua, vi scannate, non so, per fare qualcosa di stragigante, poi non ve lo salvate. E così non serve che andate a vedere un altro video. Allora, per salvare, non so, un'immagine, andate su Render Settings, cioè l'icona del chuck con l'ingranaggio, e andate su Save, andate su Format, salvate o in JPEG o in Photoshop o in PNG e basta, o in BMP. E o in body paint, però non so se non è molto, non penso che salvi molto decentemente. Salvate in JPEG o in PNG. E per questo, per salvare in foto, se no tutti gli altri, penso, almeno Avi Movie è di sicuro Avi, cioè un filmato. Poi gli altri non li so, dovete scoprirli, provate un po'. Bene, quello che volete, non so, per esempio io metto PNG. Adesso poi faccio l'icona del chuck in mezzo tra questi due, premo e vi farà dalla vostra visuale, nella vostra visuale, per esempio da me non c'è niente, non so, mettiamo questa roba qua, ok, giro un po' la visuale così viene meglio, metto la luce, metto in mezzo così sembra, wow, se no così non è meglio fuori, ok. Giro un po', ok, faccio così, avevo già preso il settato così, viene così e me l'ha salvata dove? Faccio me l'ha salvata, no, non me l'ha, sì, dovrebbe avermela salvata, però dove me l'ha salvata? Ah sì, fate così, fate save as. E vi settate il formato PNG, type still image, oppure se volete fare una sequenza di immagini fate selected frames e vi selezionate i frame, cioè i tempi, e poi fate ok e ve la salvate, scegliete dove salvarla. Bene, allora adesso ciao ragazzi, nel prossimo video magari farò vedere robe più avanzate dell'animazione, e quindi ciao!